13 anni fa ho fondato la scuola di media design di questa accademia milanese e mi sono trovato a fondare la scuola e creare una nuova classe di laurea del MIUR, proprio a codificarla. Si lavorava sulle nuove tecnologie, era qualcosa che non esisteva. Contemporaneamente ho messo in piedi il dottorato di ricerca, che era un PhD inglese, mi sono trovato nella eccezionale posizione di essere direttore del PhD e studente allo stesso tempo, utilizzando come strumento o dispositivo di ricerca la stessa fondazione della scuola. Quindi veramente un triplo salto mortale con avvitamento, che però rappresenta molto bene quello che sta succedendo, che è successo in questo tipo di istituzione, che potremmo definire come soft academy. Prima di tutto c'è uno scenario, un'accelerazione estetica, la scienza da sperimentale diventa simulativa, accelera la sua capacità innovativa, oltre alla capacità del corpo sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi tutto quello che parliamo, che pensiamo, è sempre vecchio. Ormai l'innovazione è acceleratissima, è spinta oltre la capacità che noi abbiamo di condividere le informazioni. Concetti già ormai codificati 20 anni fa come i moist media, ovvero i media umidi, i media ibridi tra tecnologia e strutture viventi, non sono ancora entrate nel lessico comune. Poi c'è la globalizzazione dei mercati, le merci diventano un prodotto ubiquo e cambiano le forme d'uso. E poi c'è la fine dei sistemi normativi unici, ovvero io mi trovavo ad avere a che fare con studenti cinesi che non hanno la minima idea di chi sono i fondatori della nostra scuola, quindi i cardini del nostro sapere. Lo scenario è uno scenario della complessità che le professioni tradizionali sembrano non essere più in grado di gestire e di affrontare, perché i media digitali, che sono quelli che hanno creato anche questa, che sono il prodotto di questa scienza, ma sono anche quelli che sono gli attori di questo nuovo dinamico scenario, ormai hanno mischiato la produzione, il marketing, la ricerca, la comunicazione, creando una mancanza, cioè abbattendo la separazione che c'è tra prodotto, comunicazione, catalogazione e archiviazione di questo stesso prodotto. Si sente da parte dell'industria il bisogno di una nuova poetica, richiedere una nuova forma di descrizione, però attenzione, la descrizione non è solo mera vendita del prodotto, è il prodotto stesso che ormai diventa immateriale e che si racconta attraverso se stesso. Io avevo a Milano, operavamo, avevamo degli industriali che ci chiedevano come fare a entrare in questa fase. E poi abbiamo un'università, che include anche l'Accademia, che nel processo di Bologna cosa si è fatto? Si è standardizzato il processo, si è creata uno scambio di crediti che sono uguali in tutti i vari paesi, però questa cosa crea un grosso paradosso, il paradosso dell'omologazione. Difatti oggi si parla di audit university, cioè per poter giudicare tutti allo stesso modo si sono creati dei parametri universali. Ma se noi abbiamo questo grande cambiamento, questa dimensione così complessa, come può funzionare un audit university? Infatti non è funzionale allo sviluppo, non riesce a dare una vera e propria risposta, perché abbiamo avuto una singolarità. La singolarità è stato l'avvento dei sistemi aperti, ovvero del software aperto. Il software aperto implica uno sforzo collettivo, implica quella che Derrick De Kerckhove ha definito, secondo me con un neologismo estremamente appropriato, l'ipertinenza, cioè il fatto che noi siamo il prodotto delle nostre menti e delle macchine che stiamo usando, che ormai le macchine non sono più macchine che muovono, che fanno forza, ma sono macchine che implicano il nostro pensiero e che portano avanti il nostro fare. E immaginate Linux, quando uscì Linux sembrava un qualcosa di non utile, invece è il software libero che ha rivoluzionato completamente. Immaginate Arduino, io mi ricordo il giorno in cui Massimo Banzi venne da me in questa accademia e mi disse: io ho fatto un attuatore. E io dissi: cos'è un attuatore? È un qualcosa che fa accadere cose. E da allora ho iniziato a insegnare, abbiamo iniziato a lavorare insieme. Però questo ha portato cosa? Anche a un modello educativo aperto. Questa apertura, questo modo di collaborare ha creato questa grande comunità locale di docenti che si muovono a livello internazionale e che sono impediti dalla struttura classica dell'università. Mentre io cosa ho potuto fare? Ho potuto chiamare tutte queste persone, ho potuto creare un nodo all'interno di un network che era globalizzato. E questa è stata una delle chiavi del successo. Inoltre, globale è una parola molto importante, non esiste globalità, non esiste località, esiste la glocalità. E ne è nata una conoscenza ibrida, laddove non si può cogliere l'insieme di un sapere se non si coglie tanti saperi differenti. Quindi le discipline hanno iniziato a erodersi, o hanno iniziato a entrare in contrasto una con l'altra, o hanno iniziato a cercare
delle forme sincretiche di interrelazione una con l'altra. Sincretica non è sintesi, sincretica vuol dire ognuna mantiene la propria identità, ma tutte si mischiano, tutte iniziano a lavorare insieme. E quindi è nata quello, il modello che abbiamo fatto, che è questa educazione cibernetica aperta. Cibernetica è una parola un po' pesante, ma è effettivamente quello che rende l'idea. Prima di tutto queste accademie hanno una perenne ricerca, per quello che dicevo prima, abbiamo un'accelerazione così forte dell'innovazione che non si può che lavorare in un perenne stato di ricerca. Quindi diciamo il modello del dottorato di ricerca, del PhD classico, viene riportato addirittura dentro il livello del BA, del triennio. Poi l'arte si configura, e qui che sta la centralità delle Accademie Belle Arti, come unica disciplina in grado di agire fuori dalle estetiche, cioè di agire in maniera completamente adisciplinare. L'Accademia diventa un omeostato culturale, ovvero diventa, e ha questa regola, innovativa quando la società è conservatrice e conservatrice quando la società è innovativa, proprio perché funziona come omeostato, continua a darti una risposta, una controrisposta in funzione di quello che sta avvenendo. E poi soprattutto un'altra secondo me interessantissima questione: non c'è più il direttore didattico, non c'è più il direttore artistico, che poi sarei stato io, però è il processo che controlla tutto. Attenzione, è lo stesso modello del PhD, del dottorato di ricerca. C'è qualcuno che controlla l'oggettività della ricerca, quale che sia, ma non controlla la direzione, la direzionalità. Questo perché oggi abbiamo bisogno del pensiero laterale che è ricercato e volutamente finanziato oggi anche dalla comunità europea con il processo STARS, Science, Technology and Arts, che poi STARS sta anche per Startup, perché si pensa che solo attraverso questa ibridazione dei saperi, questo nuovo approccio che mette l'arte come elemento che muove prima di quello che poi sarà l'industrializzazione, l'ingegnerizzazione, che muove l'idea, si possa arrivare a rimanere sincronizzati con questa grande innovazione che abbiamo oggi. Noi abbiamo codificato poi questa diciamo accademia, che di fatto è un'accademia d'arte ma che lavora sull'innovazione, su un pensiero del contemporaneo, attraverso tre assi disciplinari: la narratologia, cioè lo storytelling, perché qualsiasi prodotto oggi è una forma di narrazione, qualsiasi tecnica viene compresa solo se narrata. Poi una disciplina centrale, che è la filosofia della tecnica. La filosofia assurdamente è viva nelle Accademie di Belle Arti, questo è interessantissimo. Tutti i giovani, i più grandi filosofi di adesso stanno lavorando nelle Accademie di Belle Arti. Bernard Stiegler, uno dei più importanti filosofi della tecnica attuale, è il direttore del Centre Pompidou di Parigi. Il Peter Sloterdijk era il direttore dello ZKM di Karlsruhe. Sono Accademie di Belle Arti. E io avevo un sacco di giovani molto bravi che adesso sono all'estero a lavorare sulla filosofia della tecnica. È semplice, si interrogano sugli effetti della che la tecnica ha su di noi. Cosa ha fatto l'artista? È colui che ha sempre esplorato con la tecnica, così come Giorgione dipingeva queste luci, questi territori con la tecnica dell'epoca, e si poneva la domanda di come rappresentare il territorio e la luce con i colori ad olio. Oggi l'artista si pone l'idea di come rappresentare la realtà attraverso gli strumenti e dispositivi che abbiamo, cioè i media elettronici. E poi le arti visive, torniamo a quello che dicevo prima, le arti visive sono lo strumento della ricerca, cioè la ricerca si fa diventando artisti, ponendosi oltre il limite delle categorie ormai riconosciute e codificate, perché quello che è codificato è già vecchio. Recentemente, questo ci tengo a citarlo, Nicolas Negroponte ha detto che non abbiamo più bisogno di scuole di business administration, ma abbiamo bisogno di art school, perché ormai le necessità operative sono assolte dall'automatizzazione. Ciò di cui si avverte il bisogno è la capacità di produrre nuovi sistemi multimediali e multitecnologici. Questa è una svolta epocale, è stato un annuncio molto importante dato dal fondatore del Media Lab dell'MIT. L'Accademia di Belle Arti quindi si configura come un dispositivo di alta formazione molto più vicino all'impresa che l'università, perché produce continuamente un territorio aperto che si configura come pratica artistica, come dispositivo di conoscenza più adatto a un contemporaneo. E l'esperienza della creazione del prodotto è fondamentale nella società di oggi, in quanto l'industria trasforma i prodotti in esperienze. Questo è che ho notato. Abbiamo avuto un'altissima penetrazione dei nostri studenti nel mondo del lavoro, proprio per questo, perché sapevano fare delle esperienze concrete. L'Apple, in un periodo in cui tutto era funzionalità pura, lancia le forme d'uso e vince. L'arte riapre il significato, essa è premessa della scienza, riapre i significati e poi li richiude. La scienza dà delle risposte a delle domande che sono state e sono sempre state aperte dall'arte.
Questa è un'altra cosa da capire, da vedere in questo rapporto che è il rapporto tra arte, scienza e tecnologia. Contemporaneamente siamo resi conto, grazie a questa grossa penetrazione del mercato, che stavamo creando un nuovo lavoratore e lo stiamo codificando adesso. Bisogna formare un interprete del nuovo millennio, un attore impertinente della multimedialità, una figura che occupi posizioni di responsabilità tanto nei processi produttivi che nel mondo delle aziende. Anche lì abbiamo visto che questi giovani creati dall'Accademia delle Arti hanno ruoli di responsabilità aziendale. È una figura che supererà quella che è il Chief Information Officer, si occuperà di ricerca e sviluppo per queste visioni che l'arte ci permette di dare. E in questo compito sarà chiamato a dare un significato nuovo alla sua creatività, che diviene oggi capitale umano innovativo di inestimabile valore. E questo era il messaggio che volevo dare e che su cui stiamo lavorando. Grazie.